la Serafino Community nella puntata precedente si erano trasformati. Lo Gianfrancaldo, dopo la trasformazione, andò per prima a disturbare Luca. Ma adesso tocca a Gianfrancaldo. Riuscirà a recuperare il TG? Se sì, come farà? Lo scopriremo subito. Buongiorno a tutti al nuovo TG, come state? Fermi tutti! Che spavento, Gianfrancaldo, dimmi che vuoi? Questo è il mio TG, lo continuerò a gestire io, quindi Luca spostati. Ah, ok, va bene, sì no, ma va benissimo. Come ok, cioè non dovevamo prima litigare, poi... Tu mi dicevi, no, non devo, questo è mio, no, questo è tuo, no, no. E poi vincevo io alla fine, perché tanto c'è Raffino, Tito Lieve, quindi, no. No, guarda, io non ce la faccio più a gestire questo TG, tu non so come mai lo voglia, ma te lo puoi tenere pure, anche perché tanto Serafino aveva già intenzione di prenderti. Ok, vabbè, allora, va bene, cioè. Vediamo un po' che articolo li abbiamo. Uffi, però un passaggio un po' più decente, no? Vabbè, poi tra l'altro, diciamo, manco più nello studio di Milano che avevamo prima, che cadenza. Comunque, vediamo un po' che articoli. Scusatemi, ma questi qui sono gli articoli inguardabili. No, da adesso, da oggi si cambia faccia, Quindi io me ne vado e ci vedremo fra un pochino con una rivoluzione. Buongiorno a tutti, a Serafino TG, vi chiederete perché Serafino? Beh, perché ovviamente l'ha comprato Serafino, ma vi racconto un attimo la storia di questo TG. Beh, prima c'erano due TG, uno è il mio, Gianfrancaldo TG, e uno Serafino TG, ma poco dopo vennero comprati entrambi Gianluca. Che diciamo che l'aveva fondati poi li ha uniti, no? Solo che Luca non riuscendo a fare tutto da solo, venne Serafino e li comprò. Ma non riuscendo Luca a presentare, e allora sono venuto io. Ma vi chiederete adesso di nuovo un'altra domanda, another domand. Perché vi sto parlando di Serafino? Beh, perché fra qualche settimana Serafino presenterà un nuovo festival, ma capirete fra poco meglio, perché appunto do la linea Serafino, quindi linea Serafino. Ebbene sì, Sharo. Io il nuovo conduttore del nuovo festival San Serafino, è un festival a cui ci tengo molto, ma non vi dico altro, perché ci vedremo qui su questo canale per il festival San Serafino 2022. Ma cosa vuol dire, scusatemi, tu venti tu? Grazie Serafino, non vediamo l'ora di vedere San Serafino, il nuovo festival che verrà presentato qui
sul nostro canale e ne siamo molto fieri. Se vi state chiedendo quando sarà, non si sa, ma se mi vedete iscrivete a questo canale lo saprete, ovviamente dovete attivare la campanellina, mi raccomando, se vi iscrivete anche su Instagram avrete degli spoiler, e non si sa quando, ma ci saranno ovviamente prima della presentazione del festival. Ma adesso passiamo a Luke, che ci spiegherà se in quale satellite potremmo andare a vivere così normalmente, come se fosse la nostra other terra, altra terra. Quindi diamo la linea a Luca. Nel sistema solare, come tutti gli altri, c'è una zona cosiddetta abitabile. Questa zona abitabile è praticamente è una zona in cui in teoria ci potrebbe essere la vita in quel pianeta o in quei pianeti. Nel nostro caso c'è Venere. Stai bene, scusatemi, era la mia gatta. C'è Venere, Marte e poi c'è Venere, la Terra e Marte. Quindi ho cercato, più o meno li sapevo, i satelliti in cui erano in questa fascia detta abitabile, perché è diciamo la fascia intermedia, cioè non siamo né troppo distanti né troppo vicini. E abbiamo la Luna, Deimos e Phobos, che sono Deimos e Phobos di Marte, della Terra, la Luna, e su Venere ovviamente non ci sono satelliti. Solo che in questi satelliti non è presente l'atmosfera, perché essendo dei corpi troppo piccoli non possono fisicamente averla, e quindi in sostanza non potremmo vivere. Uno, perché ci sono i sbalzi termici così elevati, per dirti nella Luna siamo meno 140 circa di giorno, meno 120 di notte. E poi due, saremo sempre colpiti dal vento solare, che per noi non farebbe bene, perché uno causerebbe ustioni alla pelle e quindi dopo un po' moriremo, ecco. E quindi in sostanza nei satelliti è impossibile vivere. Grazie Luca infinitamente per questa spiegazione molto dettagliata, e mi raccomando, continua così, perché tu TG non ci prova a fare, ma a spiegare le cose di astronomia, che io non ci capisco niente, sei iper bravo, mi raccomando, continua così. Ma per oggi ci fermiamo qui e buon proseguimento di serata.